Chi è questa principessa? Allora, sotto i denti. No. Io. Adesso un po', tutto quello che mi dai vorrei essere stato con tutti. Voglio un avvocato? No. Ormai. Ciao ragazzi, eccoci in un nuovo video. Ciao ragazzi. No, mi venite. È il primo ragazzo. Ciao ragazzi, hai ragione. E ragazzi, tutti, salutiamo tutti. Certo. Nonne, uomini, donne, bambini. Siamo qua in questo video perché è un video nuovo che volevo fare io, in cui presentarvi ufficialmente il mio ragazzo. Perché dato che c'erano un po' di dubbi, diciamo, mi sembrava giusto presentarti, no? Perché nei vlog, diciamo, loro ti hanno visto, però non sanno mai, dicono, è un fidanzato, un amico, è uno di passaggio. No, sono il fidanzato. Sì, diciamo sì, ok. Forse lei è la mia ragazza, hai ragione. L'accendiamo. Quindi niente, volevo farvi una presentazione ufficiale, dirvi che sì, stiamo insieme da poco, non tantissimo. Sono 3 mesi oggi. Addirittura? Ma no, grazie, tu sei auguri. Preparato. Auguri. No, ma dico, ma sei preparato? Cioè, veramente 3 mesi oggi. Sono 3 mesi oggi. Io stavo dicendo, ma forse 2-3 mesi, 2-4 sono mesi, 3 mesi chissà. Oggi. Ah, vabbè, quindi lo diciamo proprio con precisione, ma te li conti proprio il giorno? Yes. Ok. Anche le ore? I minuti. Proprio l'altra, vabbè. Vabbè. Comunque poi casomai, se volete sapere bene come ci siamo conosciuti, come è stato il nostro primo bacio, tutte le cose, vi facciamo il video boyfriend tag. Volete il video boyfriend tag? Facciamo come primo giorno, facciamo dal primo all'ultimo. Che senso? Quando siamo conosciuti dal primo giorno, vi raccontiamo tutto. No, perché c'è questo video che glielo devo spiegare, che lui non conosce il mondo di YouTube, è molto così. Oggi è il primo giorno, infatti. Quando era a scuola, oggi è il primo giorno di scuola. Quindi dobbiamo spiegare cos'è il boyfriend tag. Si fa con il fidanzato, si risponde a tante domande tipo come vi siete conosciuti, come è stato il vostro primo bacio, da quanto tempo state insieme, tutte queste cose. Sveliamo tutto. Se lo volete, tanti like per boyfriend tag con il mio nuovo fidanzato. Ti presenti? Presentati, tu dici ciao, io sono. Allora, ciao ragazzi, sono il fidanzato di Capita. Questo già sapete come mi chiamo. Ah, è vero! Molte persone dicevano Mario, invece no, lui si chiama Dario. Mi chiamo Dario. Oppure soprannome. Soprannome. Non ci sta. Mucca. Non è vero. Scherzo. Mucca. Ho 25 anni. Sì, dai. Sono giovanissimo. Ma dai, ma un anno più di me, pensa un po'. Io ne ho 24. È vero, sei più piccolo di me. Sono più piccolo di te. Sono molto giovane. Non ci credete, ma che. Devi dire le cose. Allora, poi dici qualcos'altro. Poi. Cosa vuoi dire? Cosa dire tu? Dai, sta a te la scena, guarda, ti è impacciato perché ha vergogna. Sì. Che poi lui nella vita di tutti i giorni, devo dire questa cosa, è una persona molto solare. Diciamo molto solare, molto chiacchierone, ma non finisce mai di parlare. Questo è vero. Davanti alla videocamera, guarda, si intimidisce, sì. È vero? Tempo che prendo confidenza. Confidenza. La porta appresso. Fai tu i video al posto mio. Sì, faccio ti prendo il tuo posto. Perfetto. Carlito. Vabbè. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se vi piace lui, se no lo cambio. Sì, lo cambiamo come figurino. Fa nulla, lo porto a rottamare. Poi cos'altro vuoi dire? Scherzo. Vabbè, lui poi si offende, molto difetto, molto permaloso. Dai, allora? L'ho detto. Dici qualcosa, cosa vuoi dire? Cosa devo dire? Dici tu quello che vuoi dire al pubblico, al mio pubblico. Ragazzi, ho scelto lei perché è bellissima, è una cosa, non la sceglievo, no? Poi è simpatica, è solare, siamo un po' uguali, diciamo, facciamo le stesse scemità. Beh, è vero. No, questo punto di vista è vero. Siamo molto, diciamo, giocherelloni, ci piace ridere, scherzare, non siamo mai delle persone serie, insomma, c'è da divertirsi con noi. Cioè, sono innamorato di te, veramente, scherzando, sì, veramente, questo è vero.
perché dare un cuore a una persona non è facile. A poi lui c'è questo difetto che quando parla non si capisce lui, mi avviso, cioè non si capisce, non è che... Allora, se voi adesso state vedendo questo video e dite, oh mio Dio, ma sono io che non lo capisco, no, non è un vostro problema, è proprio lui che non diciamo, c'è un problema che non si capisce nulla quando parla, c'è tipo una zeppola in bocca, non lo so, vabbè. Comunque, tipo quindi... Carlita, diciamo. No, io parlo bene, quindi cos'altro le vedi? Che stavi dicendo? Ti sei innamorato? Mi sono innamorato di te, veramente, ma scherzando. È stato tutto per caso, poi vi spieghiamo tutto un altro giorno, sicuramente. Caso. No, per caso, per una coincidenza. Vero. È stato tutto... È cominciato come un gioco, poi è successo vero. Ci siamo conosciuti, cioè ci conosciamo da un anno, giusto? Vero, sì. Però sì. Come amici. Siamo sempre stati amici. Infatti c'è anche questa cosa, c'è chi dice, voi già stavate insieme. No, assolutamente no. Eravamo solo amici, anzi... Veramente, cioè io penso che se qualcuno veniva a dire Dario, dicevo, cioè, sei pazzo, stai fuori, no, non esiste proprio, perché non lo valutavo proprio come probabile ragazzo, cioè per me era tipo sessuato, era tipo una pianta che stava là, no, era un amico, quindi magari ecco... scherzavamo, parlavamo, ma non più e di poi tanto. Poi siamo conosciuti in palestra, non è che siamo conosciuti come amici, diciamo. Come amici, ci scambiamo la risata, quella cosa. Poi è stato un periodo che lui mi è stato più vicino come amico, perché mi dava dei consigli, delle cose, poi vi raccontiamo. Vabbè, poi no, sarà brutto dire. Comunque, insomma, ci siamo avvicinati. Per dei motivi, nel senso che comunque lui era mio amico, mi dava dei consigli, delle cose, e io glielo dicevo anche, quando lui mi dava i consigli, mi dava le cose, mi stava dietro, mi chiamava la sera che io tornavo a casa, stai mangiando, hai mangiato, adesso vai a dormire, poi mandava i messaggini e gli dicevo... Dario, perché mi preoccupavo per te, no? Sì, però io gli dicevo, Dario, guarda come siamo belli, io non ho mai avuto un amico, perché la maggior parte poi l'amicizia fra uomo e donna, io non ci ho mai creduto, perché alla fine, vabbè, si sa come finisce, quindi dicevo, esiste, ragazzi, che esiste. Bello, ho trovato il mio amichetto, siamo amici, siamo bellissimi, siamo migliori amici, non ti innamorare di me, mi raccomando. E infatti, come, non sono innamorato, sono stra innamorato. Eri già innamorato. Cioè, io dicevo queste cose, lui sì, ma è bello, ma è vero, cioè prendeva in giro alla fine, perché alla fine vabbè, poi non puoi fermare le cose, succedono, non puoi. Però era bella sta cosa che io ti scrivevo, ma io tengo ancora un messaggio su WhatsApp, mi raccomando. Sì, tengo ancora un messaggio su WhatsApp. Bravo. Certo, che erano le conversazioni salvate, che io tipo gli dicevo... Forse anche io. Visto? E io gli dicevo, mi raccomando, non ti innamorare mai di me, guarda come siamo belli, dobbiamo restare amici, per sempre amici. Sì, ma infatti è bello. Siamo amici, fidanzati, fratelli, siamo tutti adesso. Perché alla fine comunque resta la base dell'amicizia, perciò andiamo molto d'accordo, perché comunque come caratteri siamo molto simili e siamo principalmente amici. Cioè... Ma se già guardate le borse a terra sono uguali. È vero, cioè, le nostre borse della palestra, che non si capisce nulla, sembra un mercato, abbiamo lo stesso modo di aggrovigliare i panni e di lanciarli nella borsa, e quindi stanno queste due borse qua, una mia e una sua, sembrano fatte alla stessa persona, ma una mia e una sua, quindi abbiamo anche gli stessi difetti in effetti. E quindi non so che poi questa cosa, se è vera, molto spesso dicono che i poli opposti si attraggono, sì, però invece no, perché noi siamo molto simili. Ma anche come gusti, cioè nel senso che... Diciamo bio, questo è bello. Poi ci piace di mangiare, tutti e due, direi che si vede anche, che ci piace molto di mangiare. Vabbè, va a fare anche tanta palestra. Ci piace molto andare in palestra, la palestra, condividiamo molte passioni simili. Poi ci piace molto rapportarci con gli altri, molto parlare con tutti, anche con gli estranei, ridere, scherzare con tutti. Infatti sia io che lui socializziamo molto facilmente, cioè, comunque ci metti, noi socializziamo con tutti. E tutti piace socializzare con noi, quella è la cosa strana. Ci vanno a cercare per dire... Sì, che parliamo. Trasmettiamo quella cosa di, bella, no? Di cosa simpatia, sì, molto bella, cioè nel senso che... Anche se magari abbiamo un problema, no? Sia io che lui, magari c'è un problema, però non lasciamo mai trasmettere agli altri, perché ci piace comunque dare solarità agli altri. Vabbè, però sto parlando solo io, dai, parla un po' anche tu. Te l'ho detto, come? Ho il fatto di momento. Dai, che sei tanto simpatico, fai le battute, adesso invece... Vabbè, ma è il primo giorno, dai, come devo sciogliere? Dai, sciogli, che sei tanto spiritoso, no? E invece... Vabbè, primo giorno, dammi il tempo che poi... È il primo giorno, ho già fatto tanti vlog. Vabbè, questa è una cosa seria. Dove fare il video, poi prendere tanto. Così.
Sì. Yes. Lui vuole fare qualsiasi cosa gli dici fare, lui fa tutto. Lo vogliamo fare? Sì. E vogliamo andare? Sì. E vogliamo... Cioè, buttare giù? No. Sì. Vabbè, però qualsiasi cosa, vogliamo... Sì. Vabbè, però non ti dico mangiare, vogliamo mangiare? Sì. Sì. Già il gelato, mo? Sì. Sì. No, qual è il gelato? Allora, yogurt. Gelato, yogurt. E quindi... niente, volevo presentare Dario e basta, finiamo il video. Ragazzi, questo qua per voi. Ah sì, addirittura. È normale. Se si vogliono, perché lui ha anche questo ruolo un po' di psicologo, consigliere. Basta domandate e vi rispondo. Soprattutto se, se volete, praticamente basta. Cercate Dario, vi dico questa cosa, se volete fidanzarvi con un ragazzo e voi siete delle ragazze, no? Vi volete fidanzare con un ragazzo e questo ragazzo non si vuole come fidanzare dicevo, con Dario trova innamorato, dei nostri amici lo chiamavano così. Dario trova innamorato. Perché praticamente... se voi volete fidanzare con un ragazzo, volete uscire con un ragazzo, volete conquistarlo, lui vi darà dei consigli per fidanzarvi con lui. Cioè per fregare a lui per fidanzarvi con voi. Io sono fidanzato. No, non ero fidanzato. Ma basta, fine. Però prima era quello il tuo gioco. Tu dando dei consigli così, zac. Vabbè, la consigli a te, però. Sì, consigli infatti, buoni, cioè. Certo, no. E poi la capivo quando la guardavo negli occhi. Infatti da dire questa e cosa. Lei diceva, no, quando mai, però fingeva. È vero. Nei miei periodi, diciamo, più brutti, che comunque avevo dei problemi, eccetera, un problema particolare che sapete, no? Che pure quando ero fidanzato, pure quando ero fidanzato, quando avevamo problemi, che comunque ci stavamo lasciando, e tipo andavo in palestra e lui tipo mi guardava, prima mi guardava, amore, io, che palle, che sono molto sempre, ti giuro, e poi dicevo, ma chi mi guardi? È perché sei bella. Però mi veniva a cercare quando non veniva. No, perché era mio, perché lui aveva quel carattere simpatico, allora, diciamo amici, che però, amici perché aveva quel carattere simpatico che a me piace, no, fa burdelle, la simpatia, no? Allora quando non c'era si sentiva proprio, diceva, oh, non viene, un palle, volevo pagare un poco, volevo scherzare. E in palestra dice, ma Dario non c'è. Ma Dario non c'è, no, non viene. Ma perché lo scottevo, giocavo, capì? Allora ora mi guardava, ma che mi guarda? Perché sei bella. E poi si può bloccare. Sei bella. Sei bellissima. Oh mio Dio, non è bella, ragazzi. Ma no, e basta. No, però tu lo ripetevi. Sì, no, non lo so. Sei bella tu. No, perché dice. Sei bella tu. Dico, no, non lo so, cioè non mi reputo bella, vabbè, comunque c'è questa cosa. E poi lui diceva, ma non lo so, che cosa mi dicevi tu? Ma c'è qualcosa, cioè, guarda, ho visto negli occhi, ma c'è qualcosa, c'è qualcosa, no, sì. Tutto a poco, era successo in finimondo, no? Aveva fatto 10 ore di pianto, vuol dire tutto a posto. Sì, esatto, e poi no, quando mai, niente, no, non è vero, c'è qualcosa che non va, no, non è vero, e lei dice, mi nascondi come, qualcosa. Come facevi a sapere che io non la conoscevo? Ma questa a capire che, cioè, che magari tutte le altre persone, nessuno se ne accorgeva, invece tu no, c'è qualcosa che non va. Basta che la guardavo, cioè, qualcosa è successo. Cioè qualcosa che non... Vabbè, comunque vi racconteremo, perché la nostra storia è tutta una serie di coincidenze, di fatalità, destini, robe strane. Destino, infatti, è stato più destino a cercare noi. Infatti. Poi ci siamo cercati, ci siamo voluti, è successo, ragazzi. Capita a tutti, penso. Capita non solo a tutti una volta nella vita, sì. Vabbè. Quindi questo è tutto e niente, vediamo appuntamento al prossimo video, speriamo boyfriend tag o qualche challenge assieme, divertente. Yes. Facciamo questa qua. Quale? Quella là che c'è stata. Quale? No, è una sorpresa. Ah, sorpresa, sì, ho capito quale, ok, facciamo una sorpresa, vabbè. Sorpresa. Tu vuoi dire qualcosa, tu? Ragazzi, vi saluto e... contattatemi perché... Ma come contattatemi? Per i consigli per in amore però, in amore. Vi do consigli in amore, gratis, non si paga, non si preoccupa. Non si paga nulla. Tutto gratis. Offriamo simpatia e felicità. Tranne soldi non possiamo offrire. No, soldi. Caffè però. Ah, un caffè sì. Un caffè sì. Dario però devo dire una cosa. Yes. È una persona molto... molto buona, molto... vero? È molto buono, è una bravissima persona. Vabbè, allora, ragazzi, lo conoscerete, faccio è vedere. Buono, lo vogliono bene, cioè nella vita reale quasi tutti i giorni. No, tutti, non c'è una persona che. Aspetto qualcuno che mi dica: ah, ma stai con lui? Ma no. Guardalo, tutti quanti. Madonna mia, bravissimo ragazzo, che brava persona. Quindi lo adorano tutti, tutti lo cercano, tutti lo adorano, tutti lo vogliono.
quindi sicuramente anche voi vi vorrete tanto tanto bene. Speriamo, sicuramente è un ragazzo con cuore tuo. Hai mai fatto male a qualcuno la tua vita? Male? No. Nulla, niente. Credo ti aiuterò. Missione, far parte della nuova. No, non ci riuscirà. Però anche io sono così. No, lei è anche sono molto lei buona. Fa vedere buco, poi alla fine è buona. Buona, in una frase mi hai definito. Fa vedere buco, però è buona. Sono molto, molto buona. E affeziono molto alle persone. Sì. Quindi, ragazzi, questo è tutto. Ti vogliamo tanto bene. Tu li vuoi bene? Ah, bene, bene. Wow. Perché loro mi vogliono bene, quindi tu li vuoi bene. E loro vogliono bene a me. E certo. Sì, okay, e guai allora. Se mi tratti male. No, guai se mi tratta male, no? Trattala bene, perché lei è speciale. Ragazzi, no, è lei che mi tratta bene. Io non ti tratto bene. Ma non è bene, vabbè. Ma come ci trattiamo loro, bene tutte e due. Mi devo far rispettare, no, ragazze? Capite? Le ragazze non si toccano. Non si toccano mai. Mai, mai. Comunque cosa devono fare adesso? Mettere tanti like. Tanti like, pollici in su per Dario. La prossima volta. Se vi piacciono i video con lui, se no, vi ripeto. Lo eliminiamo. Si cambia, se trovo un altro. Vai. Trovi un altro più bello. Che problemi non ha. Ciao.